Si sente tutto. Spotify, che devo capire se c'è qualcuno su Discords. E ci siamo. Dashboard, dashboard. Come to the dashboard. Intanto startiamo. Questo lo impicciuliamo, qua ci siamo. Allora. E questo è il meglio che sai fare? Queste impostazioni. Mi ricordo se le avevo cambiate. Anche qua. Eh sì, forse qua devo abbassare un pochetto. Vediamo un po'. Facciamo elevata, dai. Magari facciamo media e media. Proteggo, confringo. Magari non scatta troppo.
sembra di sì. Ok. Vediamo se non crash per caso, che se crash è finita. Spero di no. Ci siamo. Perché Spotify apri Discord. Ok, adesso ci siamo. Che dobbiamo fare? Non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Missioni all'ombra della tenuta, incontrare Sebastian, il fratello perduto, incontri col Fuggiasco, parla con Sirona, Ryan ai tre manici di scopa, parla con Pierce. E fra questo delle lune, sono curioso, voglio finire tutto alla Umara. Tutto alla Umara. E Hogsmeade, penso, no? Esatto. Era proprio a Hogsmeade. Vediamo un po'. Tutta sta roba di Alomora alla fine che cosa cazzo era. Vediamo un po', vediamo un po'. A volte sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. Incredibile, eh? Perché rimuovere le mie statuette di Demiguise? Chiedo scusa, signore, riguardo a quelle curiose statuette di Demiguise. Cosa? Chi sei? E perché me lo chiedi? Le trovo interessanti. Sono davvero ingegnose. Grazie, sono state realizzate con grande cura e maestria. Almeno credo. Quindi le ha create lei? Io... va bene, sì. Volevo solo dare a quel patetico idiota di Moon un assaggio del dolore che lui ha inflitto a me anni Pazzo, fa. Indietta, allora eri tu a togliere le mie statuette. Sì, me l'ha chiesto il signor Moon. Ho ricevuto il suo gufo. La carta intestata era sua. Oh, beh, non mi sorprende che abbia chiesto aiuto a te. È troppo codardo per occuparsene da solo. Non è affatto cambiato. Anche da studente non era altro che un bulletto vigliacco. Mi diede un soprannome orribile che non intendo ripetere. È stato bello toglierselo di torno una volta terminati gli studi. Ma poi ho iniziato Vendette a vederlo di nuovo. Vendette di vecchi bulletti di scuola. Non riuscivo a sopportarlo. Ammetto però che è stata una gran soddisfazione sapere che fosse finito a fare il custode. Mazzo. Il signor Moon fa molto per... Mi ha insegnato la Mora 3, il signor Moon. Da... Quindi... È terrorizzato da quelle statuette. Lo so. Avresti dovuto vedere la sua faccia quando è apparso quel molliccio. Impagabile. E allora che mi è venuta l'idea? Volevo che se ne andasse una volta per tutte. E così ho astutamente usato un molliccio per conoscere la sua più grande paura.
Quindi ho creato le statuette di Demiguys per fargliela pagare, diciamo. Le lune erano un sottile riferimento al suo nome. Il mio piano stava funzionando, ma poi sei arrivato tu. Ha rovinato il piano, io ho rovinato, cazzo. Le statuette sono una forma di prevaricazione. Lei non è migliore di lui. Forse è tempo che voltiate entrambi pari. No, forse è un po' troppo... Suppongo tu abbia ragione. Oh, se è davvero terrorizzato come dici, forse avrà imparato la lezione. Non lo sto assolutamente dicendo perché... Adesso l'ho scoperto e lo posso dire anche a lui e vediamo di farlo. Solo che prima vorrei, esatto, fare altro. In realtà andiamo a Hogwarts, dai. No, più vicino da qua, penso. Sicuramente più vicino da qui. Signor Moon, so chi c'è dietro alle statuette di Demiguys. Era un suo compagno di classe, lo tormentava. Pierce Pemberton. Oh, avrei dovuto immaginarlo. Codini Pierce. Non credo gli piaccia essere chiamato così. Certo che gli piace. Aveva dei boccoli fluenti. Lo prendevamo tutti in giro. Io più degli altri. Tutti e due, eh? Che uomo astuto. Non lo facevo così subdolo. Devo congratularmi con lui. Ora che so che sono opera del vecchio Codini, le statuette rimanenti fanno meno paura. Se vuoi, continua a collezionarle. Io vado a fare visita al mio vecchio amico. Sì, ma quindi? Mo che ci faccio se le colleziono? La reputazione di Duncan dipende da te. No, Duncan. Duncan, allora. Equipaggiamento, vediamo un po' quanta roba abbiamo. Vabbè, sono abbastanza vuoto. Quindi facciamoci un bel giretto per Hogwarts. Ad aprire tutto alla mora. Iniziamo da fuori. Magari facciamo pure la missioncina tattica, questa qua in cortile. Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo. Non so quanto era brutto. Alomora. Alomora. Alomora.
Le apriamo tutte. Revelio! Cappello da stregone indaco. Occhiali, uniforme. Carica da diario. Sempre più ardo farmi coraggio mentre prendo cura della mia diletta Hogwarts. Sembra che ogni giorno non c'è più una statuetta di Mika Ice. Ok, ok. Quindi provo il signor Gladwin Moon. C'è pure lui il suo diarietto. Oh, ho visto là. No, ok, non era niente. Ok, le mura da questa parte sono finite. Ribelli. Qua pure prendiamo un po' di roba, cappotto. C'è niente. Aspetta un attimo, scusami. Mi sa che c'è un'impostazione che ho cambiato. No. Esatto. Questo. So se è lei, ma mi vedo tipo un po' troppo vicino. Che piacere rivederti, mio giovane amico. Revelio. Allo Mora. Tutto. Allo Mora. Alomora. Allora. Un'altra maschera. Sarà più bella della mia. No. Un po' inquietante. No, va bene così. Rivedio. Lì c'è ancora qualcosa. Ok. Entriamo da qua e iniziamo a farci tutto il giretto tattico. Tutto il girettino tattico. Allora. Qui non c'è niente. Scusa un attimo. Thank you.
qualche problemino con... Ho qualche problemino con questo. Allora, iniziamo da sopra. Da in cima, proprio in cima, in cima, in cima. Penso di aver fatto i bottigli all'uomo, ora che potevo fare. Una risorsa molto utile. Revelio. Abbiamo messo tutto il prendibile. L'unico motivo perché vorrei giocare a qui dicendo indossare quelle uniformi. Ok. Non mi sta laccando. Rimettiamo, facciamo la benchmark. Revelio. Abbiamo preso tutto. Ci sia altra roba qui. Stiamo a salire nella torre o ciò Claudio. Oui. Ciao ciao Carbonis. Come va con questa nuova incredibile connessione? Cioè in realtà questo nuovo switch, perché la connessione già ce l'avevi. Allora qui non abbiamo fatto, qui abbiamo visto tutto. Torniamo. Torniamo qui.